Il PNRR è un'occasione storica per il Mezzogiorno d'Italia, lo dice il Premier Draghi intervenendo alla firma del patto per Napoli. Draghi ha anche precisato che i fondi però non vanno sprecati. In diretta dall'inviato Luca Moriconi. Luca. Sì, Elisetta, buongiorno. Io mi trovo qui alla Basilica Santa Maria del Rione Sanità, dove si è appena conclusa la visita, la prima visita da Premier di Draghi a Napoli. C'è stato l'incontro simbolico con alcuni rifugiati ucraini. Ancora una volta Draghi ha voluto ringraziare per la straordinaria prova di accoglienza le associazioni religiose, le regioni, i comuni. Gli stessi comuni, ha detto il Premier, che sono al centro di quella prospettiva di rilancio del paese che il governo sta costruendo. Lo ha detto proprio, come ricordavi, durante la firma del patto per Napoli. Insieme al sindaco Manfredi, una straordinaria occasione di rilancio per la città, ha detto anche il sottosegretario Garofoli, 1,2 miliardi a fondo perduto per i prossimi 20 anni, che ricalcano un po' quella che è la strategia del piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi obiettivi chiari per rilanciare il mezzogiorno, l'occupazione giovanile, quella femminile e colmare quell'insopportabile, ha detto il Premier, divario che c'è tra nord e sud. Sentiamo le sue parole. Il patto per Napoli coincide con il programma di investimenti più significativo nella storia recente del Mezzogiorno. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina infatti circa il 40% delle sue risorse a Sud, almeno il 40% delle sue risorse a Sud. L'obiettivo del Piano è colmare i divari territoriali ormai insopportabili. Ed è proprio sulla gestione del PNRR che Draghi ha voluto tornare, perché dice occorre ora un salto di qualità nella gestione di questi fondi, non accetteremo infiltrazioni mafiose e soprattutto, ha ricordato, andranno rispettati i tempi. Ancora le parole del Premier e poi ti restituisco la linea. I finanziamenti pubblici sono una condizione necessaria, non sufficiente, per il rilancio del Sud. Il PNRR richiede a tutti noi un salto di qualità nella gestione della spesa. Il piano va completato entro il 2026. Non possiamo lasciare che questi soldi vadano perduti o sprecati, come purtroppo è accaduto in passato ad altri, a molti fondi europei.